Venerdì 28 settembre abbiamo effettuato un sopralluogo a due mercati importanti del quarto municipio, il mercato di Casal Bertone e il mercato di Pietralata. Nel primo sopralluogo ci siamo recati, insieme alla soprintendenza e alla ditta che sta svolgendo i lavori, ad esaminare i reperti archeologici che sono stati ritrovati nel piano seminterrato. Si tratta di reperti meravigliosi, praticamente è la via Collatina, perfettamente in stato di conservazione, e alcune tombe limitrofe romane che vanno dal primo avanti Cristo al secondo dopo Cristo. Erano coperte da teli, ma si poteva comunque immaginare quel luogo com'era ai suoi tempi. È importante il parallelo che abbiamo fatto insieme alla soprintendenza con il mercato di Testaccio, dove già convive una realtà culturale e commerciale. Il mercato di Testaccio, per chi ha potuto visitarlo nella parte inferiore, ha una parte museale, un museo che contiene centinaia di anfore romane, perché lì c'era il porto fluviale e c'era una realtà di commercio già dall'antica Roma. Nello stesso modo vorremmo creare un punto importante di visita di questi reperti archeologici, coniugandolo con la realtà mercatale superiore. Noi vogliamo coniugare gli aspetti sociali e culturali della vita di ogni giorno dei cittadini romani. Ci siamo poi spostati più in là con il sopralluogo al mercato di Pietralata. Il mercato di Pietralata è pressoché terminato. Abbiamo incontrato anche lì la ditta che ha realizzato i lavori, ci ha parlato di alcune infiltrazioni che purtroppo ne avevano rallentato il collaudo, che dovrebbero essere state risolte. Il mercato si presenta in uno stato abbastanza nuovo. Nella parte soprastante c'è un campo di calcetto che verrà dato alla cittadinanza per poter fruire anche di quest'area ludico-ricreativa. I due piani di parcheggio sottostanti. Nel secondo piano, appunto, c'erano queste infiltrazioni che la ditta dice di aver superato con gli ultimi interventi di pulizia delle caditoie e di impermeabilizzazione effettuati una settimana prima del nostro sopralluogo. E noi vogliamo dare questi mercati al più presto alla cittadinanza, perché come abbiamo sempre detto e sosteniamo, noi crediamo nei mercati, crediamo che siano un importante luogo di ritrovo sociale, commerciale e culturale, e noi vogliamo creare una realtà che aggreghi tutti questi aspetti della nostra vita quotidiana nel rispetto delle nostre linee programmatiche, perché il mercato è parte della nostra vita, è un luogo importante e noi ci crediamo per le attività produttive che lavorano lì dentro e per i servizi che esso dà ai cittadini. Grazie.